Nel sogno sento odore di grigliate. Sento i bambini. Un cane. E vedo qualcuno. Credo di vedere qualcuno. Queste cose non sono per me. Mi muovo su motori rombanti, tra guerrieri. Veniamo dalla notte. Occhi aperti, Blazkowicz. Tu resta di guardia. Io devo andare a pisciare. Marta! Sul ponte di volo e blocca il tubo del carburante del motore 6. Ciao a tutti ragazzi, qui parla di Isaac 94, benvenuti al gameplay di Wolfenstein The New Order. Già cominciato, non mi danno neanche il tempo di commentare. Qua tutto fretta e furia, mamma mia, ma che casino è. Oh, ragazzi, questo gioco ve lo consiglio, è veramente bello, mica come Return to Castle, Wolfenstein quello per la PS2 o Wolfenstein per PS3. Quelle cagate lì, va. Non sono tanto belle. Questo invece è veramente bello, ragazzi. Ve lo consiglio, ragazzi. Mamma mia, che casino. Ok, first, devo ancora. Ok. Sì, vabbè, il diario. Ok. Vabbè, ragazzi, giocare a questo gioco, cioè, i comandi non sono difficili. Sono come tutti i nuovi giochi, sono come tutti gli sparatutto della PS4. Cioè, il tasto R3 per colpire col coltello, L2 R2 per sparare, via così. Sì. Oh, porca! Allora, mamma mia. Insomma. Ma che roba. Questo sì che è un vero raid aereo. Altro che la RAF, sì. Cos'è? Ma che ca... va bene. Ci penso io. Imitare tutte brutte merde. Maledetti. Preso. Mannaggia, ma quanto sono veloci. Madonna, maledetto. Hai appena salvato la mia squadra. Bel colpo, Volcun 1. E l'aereo stava giusto per farmi lo scalpo. Ma quanti sono? No, non li sento e questo è il punto. Cazzo! Non riesco a prenderli. Sono troppo veloci, madonna. Dai, state fermi. Dov'è? Non lo vedo! Eccolo lì! No! La morte si avvicina ancora. Grida il mio nome. Non verrò con te oggi. Devo vincere una guerra. Fortunato bastardo, sei davvero un tipo tosto, porca puttana. Grazie. Volcun 1, rispondi, Volcun 1. Kit medico per te, Blasco, usalo. Ma che gioco stai giocando, vecchio bastardo? Contorno, qui è Volcun 1, siete troppo vicini, andatevene. Negativo, Volcun 1. Siamo in forte incrociata di gas. Dobbiamo lasciare la fondazione e tu devi cederci spazio per... Blasco, ritira il radar! Tira la linea vicino alle spie lampeggianti!
vagone. Gli alettoni di Freeze sono andati. Già, questo agente è maneggevole quanto un frigorifero. Che vuoi fare, Fergus? Fergus, cosa hai in mente? Oddio, no. No, 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 dai, che cavolo, devo pure saltare. No! Ma porca miseria. Vada via il culo! Aia! Prendimi, 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 non lasciarmi! Grazie, Fergus, ti voglio bene. Ah, l'elica, l'elica, l'elica! Portami dentro, tirami dentro, tirami dentro! Fischi, adesso è un inizio gioco questo! Oh, stiamo dando i numeri! Dimmi! Com'era là fuori, capitano? Sul filo della rasura. Come sempre. Urrà, signore! Ho una scheggia nella gamba, ho perso sangue! Ho perso sangue! Oddio! Oh, Dio! Oddio! Oh, merda! 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 Merda! Fergus, se non fermate da sede, non avremo un'altra occasione, perderemo la guerra! Mamma mia! Ti dicevo, senti, devo andare, il complesso di Death Head si avvicina! Comando US, chiudo! Condor 9, chiudo! Cerca di non vomitare, Blasco! Preparati a rilevato, stiamo per toccare! E ti pareva! Non vedo un cazzo! Ah! Prime luci dell'alba, 16 luglio 1946. Tutto è andato a puttane. La macchina bellica nazista avanza a ritmo incredibile. Non le stiamo dietro. Stiamo fallendo. Surclassati e superati. Nessuno sa perché. La gente è disperata. Non io. Devo vedere un vecchio amico e pareggiare i conti per ribaltare le sorti. Fergus, com'è la situazione? Blaskovic, direi che siamo nella merda fino al collo, intrappolati in un rottame con bestie infernali corazzate che cercano di mangiarci vivi. Non scherzo. Ho lo stesso problema. Sono ritornato in un rottame. Sei tu laggiù? Ehi, Wyatt, accendi la torcia. Blasco, vedi la luce? Sì, la vedo. Wyatt. Madonna, che fute. Mamma mia, che furia. Vi vedo. Che cosa posso fare? Non possiamo raggiungerla da qui. Siamo intrappolati. Se tu accedessi alla torretta della cabina di questo aereo, potresti uccidere la bestia. Le armi normali non la scalfiscono nemmeno. Puoi raggiungerci al moto? Se tieni la testa sotto la superficie, non avrai problemi. Bel piano, Fergus. Sto arrivando. Vabbè. Speriamo, Blazko, spero che hai abbastanza ossigeno per trattenere il respiro, perché questo mi pare un po' un piano del piffero, eh. Mamma mia, che casino. Poi che cacchio sono con le bestie infernali. Oh, e no, eh.
Nuovi TRL3 open scivolare. Uè, figata. Una bestia creata da Dead Set. Avrei dovuto ucciderlo tempo fa. Eh già, avresti dovuto. Per chi non lo sapesse, ragazzi, Dead Set, questo qua, esiste fin dai primi, dal primo gioco di Wolfenstein, cioè Return to Castle Wolfenstein. Sì, io mi sono fatto un po' i giochi, cioè ce li aveva un mio amico e non li ho comprati perché, vabbè, è un po' duro a trovarli adesso, perché sono molto vecchi e poi perché, vabbè. Oh, porca! Ma vada via il chiudere, spaventato, stavo parlando! Poi dicevo, li ho presi da un mio amico, però non li ho comprati perché non li ho fatti su canale, perché, cioè, perché non sono nulla di che, sono un po', sì, un... Cioè, sono un po' una cagatina. Cioè, come posso dire, sono come Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed 4. Un po' delle merde, capito? Vabbè. Vabbè, andiamo avanti, torniamo qua. Invece questo gioco invece è fatto molto bene. Meno male che ha recuperato, bravi, bravi. Bravi quelli della Machine Games. Te, bestiaccia. Senti il mio piano per attraversare questa splendida spiaggia senza farci annientare. Dimmelo, sentiamo. D'accordo, ascolta. Ci sono tre postazioni con mitragliatrice in queste trincee. Non possiamo avanzare, l'unità sarà massacrata. Quindi voglio che tu raggiunga queste trincee e metta fuori uso le mitragliatrici. Dovrai correre proprio nel mezzo, come se avessi la morte alle calcagna. Noi ti copriremo da qui. Ricevuto. Metti questo. Ti aggiornerò dalla nostra posizione. Ragazzi, pronti al fuoco di copertura.